c'è una cosa che a me sta a cuore, particolarmente che riguarda i dipendenti della amministrazione di Milano. Io ho sempre sostenuto fin dal primo giorno che il mio dipartimento, ma sono sicuro anche il dipartimento di Marta, ha delle risorse di personale assolutamente nelle case d'eccellenza. Non c'è bisogno che è successo in molti anni di commissariare all'esterno gli uffici. Bisogna mettere il personale del comune in condizioni di lavorare al meglio. E una delle cose che in questo momento mi sembra più importante da segnalare è che proprio ai dipendenti, ai funzionari che lavorano nell'ufficio per messa a costruire, in questi mesi sono stati oggetto anche sulle pagine dei giornali di il luogo della produzione. Io ho avuto diversi incontri con loro, tutti hanno fatto domanda di trasferimento di andare altrove, e quindi un momento di crisi per questi funzionari. Il lavoro che stiamo facendo, anche questo, è proprio quasi un omaggio, una richiesta, una accurata richiesta di continuare a fare, a dare il servizio che danno alla città. Ovviamente noi, come abbiamo fatto questi mesi, non abbiamo difficoltà, non abbiamo nessuna paura di mandare carte quando è necessario la procura, con successo. Sono due piani completamente diversi. Però vi racconto tre storie che dicono che questo lavoro può essere utilissimo anche con virtù di una trasparenza al contrario, cioè far capire come gli uffici molto spesso non sono quello che si definisce. Queste ultime settimane ci sono state delle situazioni, alcune addirittura anche pubbliche, in cui si è detto, un imprenditore, qualcuno ha detto chiaramente, sono 3 anni o 4 anni che aspetto un permesso di costruire, perché alcune di loro sono mai iniziato il paradiso, perché è difficile che si costruire, non lo ottiene. Ebbene, abbiamo verificato volta per volta attualmente queste tre situazioni e abbiamo scoperto che il signore che si lamentava già da 3 anni il permesso di costruire fermo aveva pagato gli oneri di costruzione il 31 dicembre, ha fatto questa dichiarazione apocalittica il 15 di marzo, cioè non ha niente, però finiti 90 giorni normali. Un'altra situazione simile, una persona che ha presentato il permesso di costruire, anche in questo caso dicendo responsabilità all'ufficio perché teneva questa parte ferma questa qua. Anche in quel caso per il pagamento degli oneri dell'atto con cui tu rilasci poi il garantino era avvenuto qualche giorno prima di questa dichiarazione, ma anche nell'inchiesta in mezzo di mafia capitale, quando viene riportato la trascrizione in cui sull'intervento di via 110, in cui il costruttore dice, se non sbaglio, quello che lui ha fatto in 3 giorni, io ho aspettato 3 anni, dicendo che così avevo permesso di costruire, noi abbiamo fatto la nostra indagine interna, fatto queste carte che abbiamo portato già a suo tempo al procuratore, l'impresa aveva pagato con una fiduzione il 50% degli oneri nel mese di novembre, credo 2012, dopodiché non aveva fatto più niente. 5 di marzo del 2013 versa l'altro 50% e l'11 marzo ritira il permesso di costruire. Cioè la notizia è che quando paga, quando completa il pagamento, il permesso di costruire il 5 giugno comune l'ha dato. L'intervento che aveva fatto Carminati da quello che risulta poi dall'inchiesta è per favorire l'accesso al credito dell'impresa, cioè per fare un favore all'imprenditore che intende la accesso al credito, quando gli agevola l'accesso al credito, paga l'altra quota di ordine e finisce per libera del permesso di costruire. Ciò non toglie che non ci sono situazioni che devono essere messe sotto osservazione, e questo che abbiamo visto, lo dicevo all'inizio, la tracciabilità è garanzia per il cittadino e per l'istruttore che fa l'opera. La possibilità di poter fare i protocolli anche con la procura che può accedere alle istanze che vengono portate in garanzia per tutti, perché nell'ordinario, nella città ordinaria, la giustizia fa il suo compito, l'assessore fa il suo compito.
diciamo stamattina, a noi piacerebbe diventare una città normale e credo la cifra di quello che non facciamo lo sforzo per metterci un fioretto di come siamo smart, ci facciamo un duro lavoro fatto soprattutto dai tecnici, dai dirigenti del comune per dare un servizio alla città, ma anche per dare un servizio all'amministrazione comunale, chi all'interno di questa amministrazione ci trova, ci trova, lo fa sacrifici e lo fa molto spesso avendo la paura di essere denigrato un minuto dopo che esce da questo ufficio, per cui da un certo punto di vista la richiesta dei tecnici di essere spostati altrove va compresa da un certo punto di vista. Ma, solo due cose per dire, oggi non è un momento, non siamo andati di lavoro. Siamo, come diceva l'architetto Capo, a un processo, un percorso che stiamo facendo. Quello che ci aspetta è la disponibilità di tutti, che oggi sia l'ingegnere Cappiello, che anche gli Osacchi, che anche il presidente del Collegio di Giorni che hanno manifestato, di sperimentare di fare questa testa, questa procedura che già è caricata e già prevista. Noi da qui arriveremo a fine giugno, a luglio si fa un collaudo di quali sono le cose che vanno naturalmente implementate. Noi nel frattempo cerchiamo di portare avanti i protocolli con gli altri soggetti che devono accedere alla scrivania. Ci siamo dati per questo il 15 di settembre come data concreta per partire. Abbiamo da implementare l'hardware, non mi sembra intentarlo, perché noi abbiamo 15 istruttori che hanno bisogno di qui di altri 15 modi per poter implementare l'hardware, perché bisogna lavorare con gli istruttori con due modi. Sono 3.000-3.500 euro, non mi sembra intentarlo il fatto che questo oggi nell'amministrazione comunale è un problema. Troveremo una soluzione, c'è già, devo dire, un'ulteriore disponibilità di ordini ad aiutarci anche a sopperire questa carenza, diciamo, di carattere infrastrutturale. L'altro aspetto centrale è una carenza del personale. Noi abbiamo solo 15 istruttori in questo momento, lo diceva prima il direttore Consomeci, abbiamo l'esigenza di presentare al direttore generale, alla Roma Capitale, che se questo sistema deve rendere come rende, perché questa modalità di lavoro non solo c'è, passa per la parte del rapporto tra la città e chi opera in questa città, e le imprese, chi fa attività produttiva, ma è anche un intorno importante per l'amministrazione comunale, è giusto che questo ufficio venga potenziato, perché se noi spieghiamo nel bilancio alcune cifre, dobbiamo poi essere conseguenti nel potenziare le strutture per dare riconoscimento alle persone che ci lavorano. Devo dire un'ulteriore cosa, anche questa è particolarmente dolente sul versante del personale. Voi avete visto prima la nuova sportello cartografico che consente di dialogare con la scrivania del permesso di costruire. È un lavoro che si è protratto negli anni, in parte l'ha fatta svolto Risorse per Roma. Non sempre questo lavoro è stato in maniera chiara nel rapporto tra l'amministrazione comunale e Risorse. Oggi noi abbiamo questi dati, queste informazioni che abbiamo in dettaglio per essere a disposizione di tutti e non solo di alcuni dentro gli uffici, cioè possono essere accessibili a tutti quelli che si accreditano. Bisogna però sottolineare che nella descrizione non solo degli uffici non montati, spesso anche di Risorse per Roma, noi oggi ci troviamo su una difficoltà a fare in modo che le persone che hanno lavorato quella cartografia continua a lavorare dentro Risorse perché erano persone che avevano un contratto di scadenza, per determinare questo punto di dicembre, questo contratto non è stato rinnovato. Questo è un dato dell'amministrazione. Al di là di tutti gli elementi ovviamente di spendere di più e di contenimento di costi, però è un dato cui spero che la società, che ha la sua autonomia nel gestire il rapporto personale, trovi una soluzione, perché questo sistema informale, questo fatto essenzialmente dalle persone che oggi solo più all'interno di Risorse, ci saranno ovviamente competenze nella rifarlo, però questo credo sia un elemento, diciamo, di chiarezza anche da parte mia nei confronti di tutti quelli che oggi sono stati citati e ringraziati, e i ringraziamenti che sono stati spostati continui sono un indicatore di come c'è una comunità di squadra dentro l'amministrazione che sta lavorando. Ci tenevo a dire queste due
qualcosa, prenderò qualcosa se volete dopo, se ci sono qualche domanda, cominceremo a dare la parola a Marta Carrone, che come abbiamo visto è un lavoro in squadra anche questo. Noi diamo contenuti, ma se non c'è il supporto informatico, se non c'è la facilità con cui questo supporto può essere utilizzato, grazie appunto ai tecnici, alla squadra del Dipartimento della Piega Marta Carrone, questo lavoro sarebbe stato sostanzialmente tutto. Quindi anche in questo quello che presentiamo non è quello dell'ufficio o del Dipartimento, ma è un lavoro di Roma Capitale che si è impegnato certamente da anni, ma come diceva la dottoressa Cirillo, bisogna arrivare in fondo e per arrivare